Buongiorno ragazzi, oggi abbiamo un HP, dovrebbe essere un 13S, non so se si riesce a vedere, 13S109NL, che è caduto e ha un problema qui sulla scocca, vedete, si è spaccata questa parte qui ed influisce anche sul tasto di accensione che se io provo a premere non si preme, quindi ovviamente non si accende. Abbiamo provato a controllare se esiste il pezzo di ricambio e non esiste, quindi con questa riparazione volevo provare a capire se ci sono delle alternative, provare a fare una riparazione casalinga magari con un tasto di accensione esterno e nel frattempo vi spiegherò come funziona l'accensione e i tasti di accensione sui computer portatili. Allora, iniziamo a smontare e vediamo intanto dentro com'è fatto. Allora, naturalmente si inizia con tutte le viti visibili esterne, come al solito. Allora. Su questo modello ci sono anche delle viti nascoste che sono sotto i gommini. Adesso vi faccio vedere. Allora, dovrebbero essere qua. Ok, qua ce n'è una. E poi qua c'è l'altra. Ok, finiamo di togliere le viti e proviamo a togliere la scocca. Allora, non vengono. Allora, giriamo così. Invece nei gommini di sotto non ce ne sono viti. Le viti su questo modello sono tutte della stessa lunghezza, quindi possiamo anche metterle come vogliamo, non ha importanza come vengono riavvitate. Allora. Ok. Benissimo, allora adesso proviamo a togliere questa scocca posteriore infilando uno strumento, vediamo se riesco a farvelo vedere così, qua, così, nella parte nera, ok, che è a pressione. Facciamo fare un po' il giro fino a quando non sentiamo che la scocca cede e procediamo subito alla rimozione della parte in plastica. Allora, vediamo qua, questa vite non è venuta. Ok, qua è un po' duro. Ok. Allora. Ok, si toglie così la parte in plastica nera. Ok, allora dobbiamo fare attenzione perché sicuramente qua sotto ci sono i cavi della tastiera. Ok, allora vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, vedete uno, tastiera e touchpad. Quindi infiliamo piano la mano. Allora, stacchiamo prima qua.
Uno. E due. Questo è l'interno del computer. Vediamo il tasto di accensione. È da questa parte. Ok. Vediamo un po' che giro fa. È una schedina. Qua è sotto la cerniera. C'è una schedina con un cavo che porta direttamente alla scheda madre. Ok, allora la prima cosa da fare, come al solito, quando si apre un computer, è la rimozione della batteria. In questo caso qua la batteria ha un connettore. Proviamo a toglierlo. Ok, così siamo sicuri. A questo punto andiamo ad analizzare il problema. Ok, quindi io per risolvere in teoria in maniera efficace il problema dovrei sostituire, vedete, tutta questa scocca posteriore. Quindi fare tutto il travaso della scheda madre, eccetera. Ma come vi stavo dicendo prima, il pezzo di ricambio non esiste, però a volte, anche se esistono i pezzi di ricambio, si potrebbe valutare se costano tanto delle soluzioni alternative. In questo caso, e come dicevo, voglio provare a vedere se riusciamo a costruire un tasto di accensione esterno, magari con due fili che escono, in modo tale che sia comunque una soluzione funzionale e anche economica. Ok, allora sto togliendo questa parte di cerniera. Ok, allora qua ci sono i cavi del wifi. Ok. Li togliamo, l'uno è sopra, il due è sotto. Ok, così non abbiamo problemi. E in più qua c'è il cavo del display. Non credo che mi dia fastidio. Quindi per ora lo lasciamo. Allora, vediamo un attimino al microscopio. Allora. Vedete qui? Allora, qua c'è un bottoncino che è il tasto di accensione in sé per sé. Ok, se io provo a premere questo bottoncino nero, in teoria il computer dovrebbe accendersi. E questa parte di plastica dovrebbe fargli fare il click. Ok, ma questa parte di plastica è rotta. Ok, c'è una molla. Ok. Proviamo a vedere se riusciamo a metterla a posto, ma non credo perché qua è tutto spaccato. Cosa possiamo fare? Ok, allora adesso vi spiego due cose. Allora, possiamo ri rimettere le viti alla cerniera qua. Ok, aspettate che tolgo di nuovo il microscopio. Ok, allora rimettiamo le viti perché dovrei riuscire a fare il lavoro anche senza togliere lo schermo. E così vi faccio vedere. Allora, rimettiamo una. Due. E 4.
Ok, adesso vi spiego un attimino come funziona il tasto di accensione. Rimettiamo questo flat in modo tale da collegare il tasto. Ok, adesso posizioniamo di nuovo il computer in una posizione comoda per poterlo vedere col microscopio. Eccoci qui. Allora, questa qua è la parte del tastino di accensione. Ora collego l'alimentazione al computer, anche se non c'è la batteria, se la batteria è staccata non fa niente. Allora, vediamo se la trovo. È da questo lato qui. Ok, ho collegato il connettore di alimentazione. Adesso vi faccio vedere, andiamo col multimetro. Ok, posizioniamo volt. Ok, in scala 20. Mettiamo il puntale nero su una vite per prendere la massa e andiamo per esempio a misurare qui. Non c'è nulla e da questo lato qui non c'è nulla perché quella è massa. Andiamo qui, vedete, ci sono 3 volte circa, 3,3 volte, quindi andiamo di nuovo vite, faccio vedere così. Allora, il nero qui dove c'è la vite, vediamo se riesco. Allora qui abbiamo detto che non c'è nulla. Qui abbiamo detto che non c'è nulla. Qui, da questo lato qui, trovo 3 volte 26 e da questo lato qui non trovo nulla. Questo vuol dire che sul tasto di accensione ci sono sempre, arrivano sempre 3 volte. Per far accendere il computer, cosa succede? Succede che i 3 volt vengono cortocircuitati e vanno e hanno un contatto con la massa per qualche secondo, tipo la pressione del tasto d'accensione. Quindi quando io premo il tasto di accensione, i 3 volt vanno sulla massa e il computer si accende. Vi faccio un esempio. Adesso stacco il cavo di accensione, il cavo di alimentazione perché non voglio che si accenda, ma se io prendo delle pinzette, vedete? E metto una punta sui 3 volte, l'altra punta sull'altro pin che è massa, il computer si accenderà. Vi faccio adesso, andiamo sul multimetro, vi voglio far vedere un'altra cosa. Allora, metto il multimetro col cicalino. Ok, allora andiamo a vedere che qui, dove ho messo prima la massa, andiamo a controllare che questa parte sulla sinistra, vedete, è massa. Vedete che suona? Non so se lo sentite. Ok, quindi questo pin qui è un pin dei 3 volt e questo pin qui è un pin di massa. Se io adesso col multimetro li tocco, vedete, non succede nulla, non si sente nulla. Aspettate, vediamo se riesco. Ok, così non si sente nulla. Provo a vedere se così riesco a... Ok, vedete, io sto con uno strumento in plastica sto premendo, sentite che quando premo si sente il cicalino. Vuol dire che si sono toccati, si sono uniti. In questo caso qui, quindi, cosa succede? Che, come vi stavo spiegando prima, ci sono sempre su un tasto d'accensione, su uno dei pin, ci sono sempre 3 volte. Questi 3 volte, se vengono messi a contatto con la massa, danno l'input al computer di accendersi. Ora, io per riparare questo tasto, cosa posso fare? Posso usare... Allora, intanto vediamo se c'è spazio. Ok, vi voglio far vedere la mia idea qual è. Visto che... Torniamo di nuovo senza microscopio. Ok. Visto che la situazione è questa,
La situazione è questa. Guardate. Tutto spaccato e io dovrei sostituire appunto questa scocca posteriore. Voglio ripararlo in maniera semplice ed economica utilizzando un tasto di accensione esterno. Per esempio questo tastino qui. Ok, cosa succede con questo tastino? Quindi io voglio far uscire dei cavi da qua, due fili, li faccio uscire in questo buco qui, li legherò a questo tastino e questo tastino ogni volta che lo premo funzionerà da tasto di accensione. Ok, vi voglio far vedere ancora come funziona. Allora, prendiamo questo tastino. Ok, andiamo sempre col microscopio. Allora, lo cerchiamo. Ok, questo è il tastino. Ok. Ok, allora, questo tastino è fatto da quattro pin. Ci sono i due pin, questi più lunghi, che sono semplicemente gli ancoraggi, come quelli che avevamo visto sul nostro tasto sul computer. Invece questi due pin, questi davanti, invece servono per cortocircuitare il nostro segnale. Vuol dire che io quando premo questo tasto, questi due pin si uniscono. Andiamo a vedere di nuovo. Sempre il multimetro in prova di diodi. Col cicalino, vedete, tocco e si sente. Se io tocco i due pin così non succede nulla. Ok, se io invece li tocco e premo il tasto di accensione, non so se si riesce a vedere. Ok, si sente il rumore, vuol dire che li ho fatti unire. Quindi io, se voglio accendere il computer, premo questo tastino, ma è uguale anche su tutti gli altri computer, premo un tastino, due pin, un pin che ha 3 volte e un pin che ammassa, si uniscono e il computer si accende. Ok, questa è la spiegazione di come funzionano tutti i computer, tutti i computer. Adesso proviamo a vedere se riusciamo a ripararlo. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo dei cavi. Io come al solito riciclo le cose, quindi sto prendendo un vecchio alimentatore, ok, non più funzionante, e al quale taglio i cavi. Prendo per esempio delle forbici. Ecco qua, le dovrei avere qui. Ok, e tagliamo a una lunghezza, facciamolo un po' più lungo, diciamo tagliamolo qua. Ok, adesso togliamo l'alimentatore, speliamo i cavi. Come al solito prendiamo un rosso e un nero. Quindi un positivo e un negativo. Il rosso lo metteremo sul segnale dei 3 volt e il nero lo metteremo ovviamente sulla massa. Ok, giriamo. Ok, stessa cosa col nero. Ok, lo attorcigliamo tutto.
Ok, ci siamo quasi, perfetto. Allora, a questo punto prendo la mia colofonia, che è questa qua. Prendo il saldatore, prendo anche la basetta, una basetta per, eccola qua, dove lavorare. Ok, ci mettiamo qua. Allora, ci spostiamo al microscopio, anzi. Eccoci al microscopio. Allora, ci spostiamo qui. Allora. Guardate, allora prima bagniamo, prendiamo il saldatore, vedete, la colofonia col calore si scioglie e passiamo questa punta e quest'altra. La bagniamo, in pratica questa colofonia è una sorta di flussante, quindi aiuterà lo stagno a legarsi. Ok, uno, ok, a questo punto proviamo a prendere lo stagno. E lo iniziamo già a ricoprire il filo di stagno, in modo tale che poi siamo facilitati nella saldatura, perché abbiamo già lo stagno qui. Ok. Vedete? Ok, giriamo dall'altro lato. Ok. Perfetto. Allora, a questo punto proviamo intanto a vedere se riusciamo a saldarli direttamente sul nostro tastino. Quindi abbiamo detto che dobbiamo saldarli su due pin, quelli piccolini. Vediamo così. Ok. Proviamo a vedere se riusciamo a saldarli così. Ok. Allora, questa è la parte più complicata perché ovviamente il pezzettino è piccolo e si muove. Allora, proviamo a prendere sempre un po' di colofonia. Bagniamo la punta del saldatore. Prendiamo un po' di stagno. Ok. Uno. E due. Ok, a questo punto proviamo anche a mettergli un po' di flussante. Eccolo qua. Sempre per facilitarci nella saldatura.
Ok, e a questo punto proviamo a saldare i due cavi. Non è importante in questo momento se mettiamo il rosso da un lato e il nero dall'altro, perché l'importante è che poi li mettiamo correttamente dalla parte della scheda madre. Ok, vedete come si è saldato subito? Questo è uno. Ok, questo è uno. Allora. Allora, è un po' difficile perché la posizione non aiuta. Ok, ora forse siamo riusciti. Benissimo. Ok, non deve toccare. Ok, perfetto. Vorrei cercare di fare un lavoro un po' più carino. Mettiamogli un altro po' di stagno. Ovviamente dobbiamo fare attenzione col saldatore a non toccare la parte nera di plastica, altrimenti la sciogliamo. Ok. Perché adesso sembra un lavoro fatto un pochino meglio. Andiamo a verificare se funziona. Ok, guardate com'è. Verifichiamo se funziona. Togliamo il microscopio. Ok, mettiamo sul cicalino. Mettiamo il rosso sul rosso, il nero sul nero e premiamo. Ok, vedete? Quando premo i due fili si toccano. Ok, a questo punto, per fare un lavoro fatto bene, prendiamo una di quelle guaine termorestringenti, in modo tale che poi non lo tocca nessuno. Mettiamo tutto dentro, perfetto. Lo lasciamo così. Anzi, prima della guaina termorestringente, mettiamogli un po' di colla a caldo, in modo tale che così possa resistere agli strappi. Accendo la pistola. Un po' di colla. Ok, alzo un po' la temperatura. Giusto un po' per evitare gli strappi, perché anche se ci sarà la guaina, magari l'utente potrebbe strapparlo involontariamente, potrebbe impigliarsi da qualche parte. Così almeno lo facciamo un pochino più stabile. Che sta iniziando a scoiare. Ok, così. Così. Ok. Certo.
cerchiamo di modellare fin quando la colla è un po' calda. Benissimo. Ok. Così è già un pochino più resistente. Prendiamo la nostra guaina, mettiamo dentro. Ok, facciamo arrivare fin qui. Adesso col dito cerco di capire dove finisce. Ok, arriverà qua. Quindi ritagliamo più o meno qua. Ok, guardate. Ok. Adesso proviamo a scaldare, vediamo se... Intanto abbassiamo la temperatura. Scaldiamo, dovrebbe restringersi questa guaina. Ok. Adesso non ci resta che saldare questi due cavi sul nostro computer. Andiamolo a prendere. Apriamo. Allora, ci spostiamo magari sempre al microscopio. Ok, proviamo così, se riesco a farvelo vedere. Ok. Allora, intanto la prima cosa da fare è far passare il nostro tastino dentro. Ok. Quindi proviamo, non so se riuscite a vedere, devo cercare di farlo passare qua dentro questa plastica. Allora, iniziamo già anche a posizionare i nostri cavi. Ok, perfetto. Allora, abbiamo detto che i 3 volt sono qui. Iniziamo allora a piegare in una posizione più adatta. E invece questo qua che è massa,
Allora, facciamo una cosa, togliamo un po' di guaina. Questa è una parte un pochino più complicata perché bisogna capire come strutturarla al meglio. Allora, tolgo un po' di guaina qui. Ok. Allora, faccio passare solo i due cavi senza guaina nel buco. Cerco di mettere il nero e il rosso. Ok, allora proviamo a vedere se i due ancoraggi sono massa. Allora, ok, i due ancoraggi sono massa, quindi saldiamo il nero. Magari qua che è una posizione un pochino più comoda. Saldatore. Ok, abbiamo fatto una piccola pallina. Ok. Ok, il nero è saldato, ma devo un po' abbassarlo perché sennò. Ok. Ok, adesso andiamo a saldare il rosso nei 3 volt. Facciamo passare da questo lato. Allora, sempre un po' di flussante. Ok, un po' di stagno. Ok. E ora saldiamo il pin dei 3 volt. Ok. Benissimo. Adesso faremo una prova di funzionamento e poi mettiamo un po' di colla a caldo anche qui per evitare che si strappi. Ok, allora vediamo un po'. Colleghiamo il nostro caricatore. Ok, proviamo ad accendere. Ok, si è accesa una luce, il LED di accensione, e vediamo se parte. Eccolo qua, non so se vedete, ha funzionato. Adesso stacchiamo l'alimentazione
Come vi dicevo, cerchiamo di aggiustare un pochino meglio qui mettendo un po' di colla. Andiamo sempre con il microscopio. Allora, la colla. Alziamo la temperatura. La colla serve anche un po' per isolare e per far sì che i cavi non si muovano. Aspettiamo che squaglia. Ok. Benissimo. Cerchiamo sempre di aggiustarla fin quando è un po' calda. Ok. Togliamo quella in eccesso. Ok, allora a questo punto proviamo a richiudere la scocca e vediamo come verrebbe. Anzi, prima dobbiamo mettere i due cavi antenna. Allora, l'uno è quello sopra. Sono a pressione, quindi bisogna semplicemente trovare la posizione corretta, benissimo, e premere. Ok, poi facciamo prima una prova, vediamo come verrebbe. Sì, chiude abbastanza bene, vedete? Sì, qua rimane così, ma perché manca anche la cerniera. Quindi direi di concludere il lavoro inserendo la batteria. Allora, questo cavo qua andava qua, l'ho tolto prima perché era incastrato sulla scocca. Inseriamo la batteria. Ok, adesso colleghiamo batteria collegata, inseriamo i nostri cavi del touchpad che è questo e della tastiera. Ok. Proviamo di nuovo a collegare l'alimentazione. Ho messo l'alimentazione qui, premiamo il nostro bottone ed ecco qua. Perfetto. Adesso non ci resta che chiudere le viti della parte posteriore e
E abbiamo risolto il problema. Vedete? Vi faccio vedere come viene da questo lato qui. Io gli metterò, magari una volta chiuso, un altro po' di colla. E dal punto di vista estetico, certo, non è il massimo, ma almeno è funzionale. Io vi ringrazio per aver guardato. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Arrivederci, ciao!